Il Loule, ragazzi, ha bisogno di voi. E io vi ho fatto un bel regalo, signori. È la Serie B portoghese, ragazzi. Amici carissimi del canale Possessi Conside, ben ritrovati su Football Manager 2024. Non ce lo siamo dimenticati. Non ce lo siamo dimenticati il Louletano. Come possiamo fare a dimenticare il nostro Loule, ragazzi? Siamo entrati nel vivo di questa stagione. Vogliamo lasciare questa categoria. Veniamo dalla sconfitta purtroppo amara, pur avendo giocato anche benissimo contro la capolista Rabo Peixe, che sta facendo un campionato esaltante. Ma siamo lì, come vedete, in classifica, 2 punti dal Vitória Setúbal, e ora ritorniamo in casa contro l'União Montemor. Ma ragazzi, prima di fare ciò però, vi devo dire una cosa. Parentesi aperta e parentesi chiusa. Motivo per cui non ho continuato questa serie su Football Manager, perché onestamente ultimamente ho notato che è calato un po' l'interesse. Ma non da parte mia, ragazzi, un po' da parte vostra. Molti sono sì ancora i sostenitori accaniti, ma... insomma, se mettiamo a confronto i numeri di Football Manager con quelli di Microsoft Flash Simulator, in questo momento sarei più invogliato a continuare su Microsoft Flash Simulator rispetto a Football Manager. Però, siccome questa carriera ha costruito questo canale, questo gioco ha costruito questo canale, non posso esimermi dal continuare. Però vi prego, ragazzi, massima partecipazione, siate attivi, schiacciate quel pulsante del like, del commento, dell'iscrizione al canale, perché... il Loule, ragazzi, ha bisogno di voi. E io vi ho fatto un bel regalo, signori. Per gli amanti e gli appassionati, signori, guardate cosa vi ho regalato. Ehi, signori! Arriva Camo Camo! Molti di voi che hanno seguito la serie precedente, la stagione precedente con la Sampdoria, si ricorderanno di questo signore qui. Camo Camo, 25 anni, stella, signori, firma con il Louletano, ma arriverà il 1° luglio del 2025, quindi... per quest'anno ce lo possiamo scordare. Ma noi accettiamo! Ce lo prendiamo! Signori, il Louletano acquista ufficialmente il mitico Camo Camo, signori. Questa è una perla. Una perla. E allora, siccome noi vogliamo portarci al Louletano per il prossimo anno nella categoria superiore, noi dobbiamo quindi vincere, signori. Vincere e convincere. E allora, andiamo direttamente alla formazione. E allora dovremmo aver recuperato Nuno Namora e Andrei Mazurin, da cui ci aspettiamo grandi cose, ragazzi. Questo russo io l'avevo portato come l'outsider della situazione, quello che è la punta di diamante. Vi ricordo tra altre cose che abbiamo anche acquistato e sono arrivati i nuovi 4 giocatori della nostra squadra, ma comunque confermiamo gli 11 con Namora a sinistra, Duque Parada, Magallanes, Martins in porta, Luan dietro, i due centrocampisti, Gabriel Silva e il mitico italiano, bandiera, patria, Boscolo Chio, Battista a sinistra, Barella a destra, non lo so, ma oggi facciamo questo esperimento con il nostro fulcro del gioco, ovvero il nostro bomber, Guri. E allora, signore, siamo pronti? Diamoci dentro, ragazzi, perché oggi ho intenzione di fare filotto. Fare filotto, signori. Quindi, vogliamo leggere la formazione dell'avversario? Ma chi se ne frega? Allenatore Fabio Neves, comunque sia. Non si sa neanche chi sia lui. Oggi però li incoraggiamo, li sproniamo. Sono curioso anche di vedere quanti tifosi stiamo facendo in casa. È molto importante saperlo, perché non ci manteniamo, non superiamo mai quei maledetti... 900 tifosi, 880. Ora comunque lo vediamo, non è il pubblico assolutamente delle grandi occasioni, ma è sicuramente uno stadio che si può riempire. Sono queste, sono la tribuna centrale quella che si è riempita. Quanti siamo? 743 a 1, spostiamo una virgola. Ma comunque, parte la cronaca di questa partita. Vitale importanza vincere per mantenere il fiato sul collo al Vitória Setúbal. Duque Battista per Namora, ancora Battista. Abbiamo un timbro di gioco, abbiamo un'identità, si vede, abbiamo molta pressione sull'avversario. E allora con molta calma e costruzione da dietro parte il nostro attacco. Battista dentro l'area di rigore, messo giù, calcio di rigore, signori, dopo 4 minuti e 40 secondi alla battuta va proprio Battista, che sta vivendo un grandissimo momento. Battista dall'ischietto, tiro al gol! Dopo 5 minuti, sesta rete per Battista, signori. Che grande a inizio anno, beh, William Paes stava andando qui a caccia di farfalle. 1-0 per Nosotros. Bene così, bene così. E noi siamo ritornati alla squadra che segna nei primi 10-15 minuti, eh. Quest'anno proprio sembra essere un rito sacro. Vediamo cosa succede. Diamo sempre un occhio orologio, 3-5, no, 5-3-2. Un 3-3-2-2, ragazzi, addirittura. Niente proprio di meno, vabbè, hanno i terzini, gli esterni, i terzini fluidificanti, così li definirei, che anzi fanno i centrocampisti aggiunti. Ormai è un modulo classico questo. Namora, Gabriel Silva, motorino di centrocampo che però aveva sbagliato il passaggio. Allora Luan, Martins, Battista, autore del momentaneo vantaggio, Duque, gran difensore centrale quest'anno. Belle cose stiamo vedendo. Magallanes, adesso spostiamo il nostro gioco sulla destra. Barella, che proprio non sta giocando bene col suo piede, si vede. Parte allora il contropiede di Machado. Carlos, bloccato per un attimo da Magallanes, che lo segue fino al filo del fallo laterale. Alexis, rifugiano indietro con Zericardo. Palla lunga a scavalcare, Oliveira dentro l'area di rigore, colpo di testa. Il miracolo di Martins. Non era neanche fuori gioco, era regolarissimo, signori. Sfiorano il pareggio gli ospiti dell'União Montemor. Qui Duque di esterno. Varela. Varela fa una doppia finta, sbilancia l'avversario, mette per cedere il Guri. Non va. E allora si conclude la prima frazione di gioco con il... No, non ci rilassiamo. Con il Louletano in vantaggio grazie alla rete al quinto minuto su calcio di rigore da parte del nostro Battista. Ma attenzione, perché loro hanno sfiorato il pareggio. C'è svoluto un grande Martins, scusatemi. Tanto vediamo anche i risultati qua sotto, voi non li potete vedere perché sarete coperti dalla mia splendida immagine da modello. Non arrivano risultati del nostro girone, che pace fatta al momento del nostro girone. Ma attenzione, perché il risultato è tutt'altro che chiuso. Oliveira, questi attaccano dentro la rigore, il tiro ribattuto Namora. E allora ragazzi, incoraggiamo la squadra, anche perché vedo volti un po' infelici. Vabbè, la scelta di Varela dall'altra parte non sta premiando. E allora facciamo un cambio, ma il cambio lo facciamo solo di posizione. Allora Battista va a sinistra, Barella va a destra. E però palla all'invertita, come allora Barella è nel suo ruolo. Io direi anche di fare attenzione a fare uscire Luan. Entra Eurico Lima, è nel suo ruolo. Anche Luzzi potrebbe giocare. Facciamolo esordire Luzzi oggi. Lucas Luzzi, appena arrivato, fresco fresco di contratto. Siamo al 78esimo. Vediamo di non farci fregare come dei polli. Sta per concludersi la partita, il tempo di recupero. Gabriel Silva, bella questa punizione. Paes questa volta ha chiamato agli straordinari, mette in angolo Gabriel Silva dal corner, dal diamantino. Se la prende pure comoda. L'arbitro sta per sventolare il recupero. Qui Paes dall'alto dei suoi 203 centimetri. 4 minuti concessi, signori, bola via e ci prendiamo questi 3 punti, seppur con un calcio di rigore. Non ce ne frega niente, per noi l'importante era vincere. E allora speriamo nel passo falso da parte del Vitória Setúbal. Vediamo, e arriva, signori, il passo falso e siamo ufficialmente secondi, signori. Rabo Peixe non sbaglia un colpo. Primo in classifica, ma adesso secondi siamo noi, questo è ufficiale. Ottima la vittoria. Ottima la vittoria. Allora, vediamo la classifica aggiornata. Louletano che ritorna al secondo posto, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte. Siamo però a 8 punti dalla Rabo Peixe, che a noi non ce ne frega niente perché passano comunque le prime due ai playoff. Però, insomma... Giro di boa già effettuato, siamo alla prima giornata di ritorno e allora andiamoci a fare, a spolpare anche la seconda di ritorno, che è la trasferta contro il Moncarapachense, signore. Vi aspetto lì. Ci vediamo, prendiamo assieme il pullman? No, volete prendere l'aereo? Comodisti. Allora, nel frattempo ragazzi, notizia di mercato, dovevamo sfoltire un po' la rosa, anche se... I nostri tifosi sono delusi di vendere una buona alternativa per il turnover come Bruno Goulart. Lo cediamo per, signori, 3.900 euro. Ci siamo sfoltiti dal monte ingaggi 26.500 euro all'anno. Era un bello stipendio. Bruno Goulart si trasferisce al Fortaleza. Gli auguriamo il meglio. Noi diamo un'occhiata alle nostre finanze, perché al momento, signore, con le finanze siamo a posto, però avevamo bisogno un attimino di sfoltire, anche perché la nostra rosa è una rosa molto folta, ragazzi. Vi faccio solamente vedere che noi abbiamo 11 più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 giocatori. Siamo 26! Siamo a posto, dico. Siamo 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 11 fanno 26. In teoria noi dovremmo sfoltire per almeno altri due giocatori, se ne dovrebbero andare in questo preciso momento. E sono esattamente quelli che vedete in questo momento da questa qui sotto in basso. Leandro Ferreira non se lo sta affilando nessuno, oppure l'anno scorso aveva fatto 2-3 gol anche di bella e pregevole fattura. Tomas stessa cosa, Paolo Matos, insomma in queste categorie è molto difficile, ragazzi, purtroppo vendere e cedere giocatori, perché i soldi scarseggiano un po' dappertutto. Però 26 giocatori ce li possiamo gestire, fortunatamente abbiamo una rosa che può tranquillamente soccombere, scusatemi, sì, può tranquillamente... come dire, rimediare ad eventuali infortuni. Poi abbiamo Danilson Tavares, che cos'ha? Infelice perché vuole giocare in prima squadra. Tavares, tu sei da prima squadra, ma che ruolo hai, fratello? Difensore, no, centrocampista centrale. E allora io ti faccio fare un attimino un confrontino, Tavares. Tu secondo me ce l'hai le potenzialità, però se io ti metto a confronto in questo momento con il nostro, e ti posso dire anche con Matos, che è in panca, chi è più forte di tutte e due? Siete più o meno uguali, cioè alla fine non è che il tuo livello è più alto, cioè tu però prendi 23.500 euro all'anno, quindi va bene, facciamo una cosa, io ti rimetto nuovamente in prima squadra, ok? Io ti rimetto nuovamente in prima squadra, ma poi già sei con noi. Sei già con noi. Se ti faccio fare... Ah, ti faccio giocare, guarda, con la squadra B. E tra altre cose faccio giocare anche gli altri con la squadra B, perché altrimenti è inutile che ce li teniamo là a non fare niente. Scusate, Allora, facciamo così. Tutti quelli che sono messi in... Io vi sposto nella squadra B. Ma sì... Perché non avete, secondo me non avete molta speranza al momento di poter giocare con noi. Disponibile per Louletano B. Sì, ma guarda, guarda, fai una cosa, è disponibile per tutto il tempo che vuoi. 90 minuti. Mi metto con la squadra B, anche Mabuzza stesso, ragazzi. Noi a destra comunque ce l'abbiamo i difensori, oppure no? Abbiamo un sinistro. Leandro Ferreira, stessa identica cosa, Abbiamo Mazurin, quindi lui non ce ne famo niente. Quanti anni hai, ragazzo? Ovviamente è scarso, ragazzi. Ovviamente è molto scarso. Allora, vai sulla... con la squadra B. Vai, divertiti con la squadra B. Anche il nostro caro Tomas. A questo punto facciamoli giocare con le altre squadre. È disponibile anche per l'Under 19. Va bene, vediamo come vanno. E insomma, ora abbiamo questa delicata trasferta contro il Moncarapachense, dove non dobbiamo assolutamente perdere la nostra seconda piazza, ma dobbiamo piuttosto cercare di allungare, visto la sconfitta in casa della Vitória Setúbal nello scorso incontro. Allora, mentalità positiva no, lascio per adesso mentalità equilibrata, scelta veloce, infatti Varela ritorna a sinistra e Battista va a rifare l'ala invertita a destra. La formazione comunque è confermata: Martins, tre pali, Namora, Duque Parada, Magallanes, Luan, Gabriel Silva, Boscolo Chio, Barella, Battista e Guri là davanti. Squadra che vince e convince, non si dovrebbe mai cambiare secondo me, anche se oggi gli allenatori dicono no, io non ho 11 titolari e gli altri panchinari. Io ho 24 titolari, no, in realtà sono sempre 11 che scendono in campo, e una volta che tu da allenatore vedi che i giocatori sono amalgamati, devi far giocare quelli. Ruoti gli altri sicuramente, se magari qualcuno è affaticato, oppure se ci sono degli incontri ravvicinati, ma gli 11 titolari deve avere un'idea di chi siano, altrimenti è inutile. Cioè, cos'è bizzarro? 4-2-3-1 con Cima in attacco, signori. Noi oggi schieriamo la nostra divisa casacca del terrore, la casacca nera, signori, esterna. Parte Moncarapachense e Louletano. Abbiamo avuto già degli incontri precedenti con questa squadra. Finora non ci hanno portato male. Vediamo come va oggi, signori. Dato sono passati 15 minuti e noi non abbiamo ancora segnato. Quindi, attenzione. Entro l'area di rigore Sá Didi. Difficoltà a girarsi, ma Sousa invece trova il pertugio e Martins dice ancora una volta no. Quando abbiamo un portiere a fin di sicurezza. Grande Martins, Sá Didi. Ancora Martins in uscita sicura. Vediamo che succede. Intanto il Rabo Peixe sta vincendo 1-0. Il Vitória Setúbal vince pure 1-0. Al momento, purtroppo. Il Rabo Peixe 2-1. Il Vitória Setúbal vince 1-0 fuori casa. Attenzione, il gol! Magallanes! Esulta tutta Loule, signore, che vengono a vedersi alla trasferta, non vengono mai in casa questi stronzoni. Gabriel Silva spennella, qui Cima per un attimo aveva liberato, ma Boscolo Chio, visione di gioco a 360 gradi, qui col destro addirittura Igor battuto facilmente secondo me, e allora Louletano passa in vantaggio, tremano le avversarie, signori. Una grande, bella partita per il momento. Namora, vediamo se riusciamo a chiudere il primo tempo con il doppio vantaggio. Luan Martins per Battista, ancora Luan. Luan a sinistra, Gabriel Silva di prima per Barella. Signori, calcio. Champagne. Per brindare a un incontro. Gabriel Silva qui, guardate che stop a seguire elegante di destro, sempre col piatto destro, signori. Barella la insacca alle spalle di Igor. 2-0 Loule, ma non è ancora finita. Piana, sono al momento storditi gli avversari. Questo è un grande Louletano, quest'anno ve l'avevo già preannunciato. Erano partiti un po' a rilento, peccato perché abbiamo perso secondo me dei punti preziosi. Ce la potevamo giocare molto più apertamente con l'attuale capolista. Oh, qui una mezza cazzatella del nostro Martins, che fortunatamente non ha sortito nessun tipo di problema o di danno. Sá Didi alla bandierina, attenzione il tiro, una bella rasoiata di destro. E allora si va a concludere probabilmente il primo tempo, forse no, forse sì, vediamo. Gabriel Silva, c'è tempo per un'ultima azione. Battista dentro l'area di rigore ha tutto lo spazio per fare quello che vuole. Serve Guri che non segnava, ragazzi, da un bel po'. Infatti va a festeggiare con molto stizzito, direi. Qui Battista libero di fare quello che vuole. Guardate come eravamo belli schierati. Guri, da grande bomber qual è, si va a prendere il centro dell'area e la va a piazzare per la sua quarta rete quest'anno. 4 anche per Barella. Insomma, 3-0 Loule, signori. Ci siamo. Ben fatto, parte la ripresa. Nel frattempo non arrivano notizie dagli altri campi per quanto ci riguarda. Parlo sempre di Vitória Setúbal e di Rabo Peixe. Ci sono altri aggiornamenti? Per il momento no. Intanto siamo al 67esimo e allora fermi. Facciamo delle sostituzioni, a questo punto il risultato praticamente ormai è acquisito. Direi di far giocare gente che ha giocato poco. Sessigno al posto di Namora. Poi avevamo preso noi Lucas Luzzi, ovviamente va a fare ormai da spartiacque con Luan. Joao Correira, Eurico Lima. Vediamo, Andrea Mazurin. Dai, proviamo sto ragazzo, ragazzi. L'abbiamo preso a fare il destro. Allora, ma lui però ce la fa? No, lui è attaccante esterno. Supporto. Facciamogli fare supporto. Bene così. 3 cambi al 70° praticamente. Vai. Forza Mazurin, crediamo in te. Ragazzo che viene dalla Russia. Si è fatto un bel viaggetto per venire fino a qua. Attenzione, arriva il gol, accorciano le distanze. Qui un gol un po' roccambolesco. Rivediamo l'immagine perché sto gol... Secondo me c'è stata una dormita generale. Chi è che non ha saltato? Qui se lo fa anticipare Duque. Ragazzi, a Duque queste cose non me le aspetto, Va bene, poco male, 3-1, il gol della bandiera per i padroni di casa. Nel frattempo Rabo Peixe 3-1. Quindi ennesima vittoria, 5-1 addirittura Rabo Peixe. Attenzione perché questi... E attenzione perché subiamo anche il secondo gol. Ragazzi, che facciamo? Signora, arriva anche il raddoppio. E ancora una volta, mi pare no, questa volta non è Duque ma è Magallanes che si fa scappare Sá Didi. Una bella reazione da parte dei padroni di casa. Attenzione ragazzi, perché una partita che già aveva un risultato acquisito potrebbe trasformarsi in un incubo per noi. Dopodiché io li ammazzo a 1-1. Magallanes di prima ancora per Boscolo Chio. Bella Gabriel Silva, si fa rubare la palla, attenzione! Riparte Dodo Sousa, si allunga la palla a Gerson, attenzione, entro l'area di rigore, il cross, Duque blocca la palla, la sparacchia lontano Gabriel Silva. Attenzione che stiamo soffrendo, momenti di panico, mancano 3 minuti, nel passato già il primo, 2 minuti alla fine, attenzione ancora Gerson, incursione entro l'area di rigore, madonna mia cazzarola, oh, ma che stiamo a fare raga? Dottor Jekyll e Mr. Hyde sta situazione, Manca un minuto e mezzo e questi ci stanno affondando, Ragazzi, non riusciamo più a tenere la palla. Meno male che è finita, ragazzi, perché c'è stato un incubo proprio alla fine. Non mi è piaciuta questa situazione. Alla Dr. Jekyll, fantastici nella prima parte, orribili nella seconda, glielo devo dire. È vero. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, però intanto portiamo a casa i 3 punti. Yeah! Allora... vince ovviamente, stravince il Rabo Peixe e vince anche Vitória Setúbal 1-0, l'abbiamo lasciato al 16º e 1-0 continua. Signori, la classifica ci vede sempre al secondo posto, le prime 3 della classe secondo me si stanno staccando rispetto al gruppetto. 38 punti per Rabo Peixe, 30 per Louletano, 29 per la Vitória Setúbal. Poi a pari punti abbiamo Barreirense e Atletico CP. Poi abbiamo Moncarapachense che era proprio lì ragazzi, 22 punti, 19 per Lusitania Azores, Vasco Gama-Sines 18 assieme al Castrense. Entriamo nella zona calda, Oriental 17, Angrense 15, União Montemor 12, Lagoa 11 e Vasco Gama-Sines che è il nostro prossimo avversario. 4 punti, chiude la classifica all'ultimo posto e quindi signori, occasione più che d'oro la prossima. Direi. E allora andiamoci ad affrontare, andiamo in casa, torniamo in casa a affrontare il Vasco Gama-Sines, che mi pare che all'andata, signori, non ci abbiamo pure pareggiato con il Vasco Gama-Sines, sti strozzi. E allora ragazzi, eccoci qua per il nostro terzo incontro del video di oggi, giochiamo fuori casa ancora una volta e giochiamo contro l'ultima in classifica, solo 4 punti contro i nostri 30 ragazzi, ho 26 punti di distanza, è come se avessimo fatto un altro campionato. Cominciamo sempre con gli stessi 11 ragazzi, non ho voglia di cambiarli perché per il momento sono, la squadra che si sta mantenendo con un certo rigore. Ci ha chiesto di giocare Tavares ragazzi, io lo porto in panca ma non garantisco che possa ragazzi giocare, cioè, lo porto in panca ma non gli garantisco nulla. Vediamo un attimino come va, questa è una partita ragazzi che si deve vincere a tutti i costoli. C'è poco da fare, signori. E allora andiamo negli spogliatoi, diamo ai ragazzi una bella pacca sulla spalla e mandiamoli a sfondare i culi, come si suol dire. Questi giocano tanto per giocare, vabbè, in uno stadietto, manco si sentono i tifosi, sembrano... Quanti tifosi ci saranno? 400, 500, ora vediamo, probabilmente più dei nostri ragazzi, perché comunque guardate, curva abbastanza piena, insomma parte il match. Qui ci aspettiamo ragazzi una gran vittoria. Guri fa rubare la palla, qui ancora Boscolo Chio, interviene per un attimo Namora, Duque, Varela, di prima per Guri. Guri prova dalla lunghissima distanza, ha provato il gollonzo dell'anno, signori, da 45 metri praticamente. Sono 258 presenze allo stadio, prendi, siamo io, l'altro allenatore e i nostri parenti. Incoraggiamo i ragazzi perché 0-0 ancora dopo 20 minuti. Non è proprio quello che si può definire un grandissimo inizio. Nel frattempo non arrivano... Sì, Rabo Peixe sta vincendo contro la Castrense 1-0. Oh, raga, qua ci siamo mangiati il primo tempo praticamente. Direi mentalità positiva. Direi domanda di più, perché stiamo veramente facendo cagare. Non mi dite che pareggiamo contro la penultima, perché allora veramente non meritiamo... Non meritiamo niente, eh. Questi addirittura attaccano, ragazzi, eh? E prendono pure il palo. Ottimo, direi. Bene, benissimo. E direi male, malissimo. Allora qua intanto quello che ho visto non mi soddisfa per niente. O vi sbrigate, ragazzi, perché non ho intenzione di regalare punti anche contro l'ultima in classifica, e di punti ne ha fatti 4 su 15 partite. Quindi direi mentalità offensiva. Namora. Barella, ci vuole il gol che sblocchi l'incontro, dopodiché secondo me gliene facciamo altri 3. Duque, la pressione. Ma Martins, Boscolo stanno difendendo abbastanza bene! Minchia, l'avevo vista in porta, ragazzi, l'avevo vista in porta. Male, eh? Molto male per adesso, ragazzi. Battista, Barella stanno giocando malissimo. Incoraggiamoli, perché secondo me si stanno cagando nelle mutande. 70°, ragazzi, non ci sto potendo credere. Questo è un calcio di punizione. Forse da un calcio da fermo possiamo sbloccare questa partita. Ragazzi, sarebbe un peccato, buttare nel gabinetto questa occasione. Gabriel Silva prova la magia. Niente, alta sopra la traversa. Niente da fare, ragazzi. Niente da fare. Ancora dalla bandierina, siamo all'80°. E arriva il gol! E arriva il gol! Ci voleva il gol di un difensore centrale all'81°, ragazzi. Stavo temendo il pe... Guardate com'è saltato. Sopra 3 giocatori, ragazzi. Mi dico, Parada. Andiamo in mentalità equilibrata. La sblocchiamo all'81°, ma facciamo attenzione, che queste sono partite che proprio a me non piacciono. Da quando non la chiudiamo non mi sentirò al sicuro. Namora, e allora ci proviamo, perché avevo detto che sbloccando il risultato magari adesso i ragazzi si sono liberati di un grande peso. La potremmo portare a casa con molta tranquillità. Guri apre benissimo per Barella, Barella. La parata di Gomez, la poteva piazzare Barella, come ha fatto nella scorsa partita. Disgraziatone. Gabriel Silva dalla bandierina. Il cross al centro. Arriva Barella ad intercettare dall'altra parte, ma finisce l'azione. 5 più recupero, ragazzi, 5 più recupero. Nel frattempo non vedo i risultati del Vitória Setúbal completamente, neanche il risultato del Vitória Setúbal. Finisce la partita, ragazzi, che brivido, che brivido. Ma otteniamo la terza vittoria consecutiva di questo video di oggi. Direi ben fatto, non voglio dire altro, ragazzi. A noi importano i 3 punti, poi come arrivano so cazzi loro. E allora il Vitória Setúbal vince intanto contro la Barreirense, quindi non cambia praticamente nulla in classifica. Il Rabo Peixe vince 2-1 contro la Castrense. Signori, la classifica è quella là, ve la faccio vedere. Intanto mandiamo il nostro vice a fare dopo partita. Questa è la classifica, signori. 33 punti per noi, 32 Vitória Setúbal, 30 per l'Atletico CP, si distacca dalla Barreirense, 41 sempre il Rabo Peixe. Prossima partita fra 7 giorni contro l'Oriental e ci vediamo lì. Interrompiamo le comunicazioni, ragazzi, perché nel frattempo ci sta arrivando un'offerta di come allenatore dal Nacional de Madeira. Io non ho onestamente intenzione, cioè non so dov'è questa. 13° posto nella Liga Portugal Sub-Seg. Fatemi capire, questi sono in Serie A? Non credo. Non credo, vediamo sta Liga. Campione in gara è Santa Clara. Questi qua, praticamente, dove sono in classifica? Allora, Felgueiras, non riesco... Ah, questo qua, vedi? Sono 13°, ma che campionato è questo? Perché se è un campionato... Sicuramente sarà un livello più alto del nostro. Liga Portugal Sub-Seg. Che liga è? Che campionato è? Allora, fatemi vedere. Oh, ragazzi, è la Serie B. È la Serie B portoghese, ragazzi. Ma veramente? Perché c'è la Betclic, che è la prima, e poi c'è il Portugal Sub-Seg, che è la Serie B. E no, ragazzi, qui dobbiamo un attimino bloccare allora tutto. Qui dobbiamo un attimino... Qui faccio capo ai vostri commenti. La salviamo qui la partita e aspetto cosa ne pensate voi, ragazzi, perché qua praticamente è un cambio proprio totale. Cioè passiamo dalla Serie D alla Serie B con un cenno della manina. Ragazzi, vediamo un attimo questi come sono. No, scusami, fammi tornare un attimino indietro. Fammi vedere la squadra. Fammi vedere le tattiche di questa squadra. Lo vedo dai giocatori come sono. Vediamo dalle loro qualità, dalle loro skills. Allora, non è una squadrona, che più o meno abbiamo gli stessi giocatori noi. No, ragazzi, questa è Serie B veramente. Questa è Serie B veramente, ragazzi. Va bene, facciamo così. Lascio a voi decidere quello che volete che facciamo. Questa è un'offerta, signori, che svolta praticamente la nostra... Potrebbe far svoltare la nostra carriera. Perché passiamo in un colpo solo dalla Serie D alla Serie B. Con una squadra che comunque non è neanche ultima in classifica, perché al momento è praticamente 13ª, con 4 punti di vantaggio sulla terz'ultima piazza. Quindi se la sta giocando. Ed è addirittura a 5 punti dai playoff, cioè dal terzo posto. Fatemi sapere voi, ragazzi. È un fulmine a ciel sereno. Non voglio prendere una decisione affrettata. Voglio che siate voi a decidere, a discuterne. Fatemelo sapere nei vostri commenti. Comunque sia, cliccate il vostro polliciazzo in su. Continuate ad iscrivervi al canale. Commentate. Quindi aspetto il vostro feed. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ciao.